Ciao a tutti, benvenuti a una video ricetta. Questa volta faremo il pane alle olive. Restate con me per vedere come si fa questo delizioso pane. Gli ingredienti sono 150 g di olive nere, utilizzeremo 100 g di latte tiepido, mezzo cubetto di lievito di birra fresco, 200 g di acqua, circa 100 g di farina tipo 00, 20 g di olio di olive e poi utilizzeremo 15 g di sale. Iniziamo a cucinare. Ok, 150 g di olive, 100 g di latte tiepido, aggiungiamo anche 2 cucchiaini di zucchero, poi aggiungiamo il mezzo cubetto di lievito, andiamo a posizionare il misurino, lo facciamo andare per 5 secondi alla velocità 5. Sto fritando! Ok, 5 secondi, riuniamo tutto e con l'aiuto della spatola, io utilizzo questa perché per me è più comodo, è più facile. Ok, guardate come è venuto il composto di latte con zucchero e poi abbiamo aggiunto le olive nere. Profumino. Ok, ancora posizioniamo il misurino e poi lo facciamo andare per 2 minuti alla velocità 1. Sto sciogliendo. Adesso è ora di aggiungere 200 g d'acqua. E aggiungiamo anche i 500 g di farina. Facendo attenzione perché io di solito sporco tutto il bimbi. venti g di olio. Alla vostra salute. L'ultimo ingrediente, 15 g di sale. Semplice, semplicemente così. Ok, posizioniamo il misurino, facciamolo andare per 4 minuti nella modalità spiga e sta impastando. Ok, modalità completata, guardate come è venuto. È buonissimo, eh? Adesso dobbiamo trasferire il composto in una ciotola. Ok, ci facciamo aiutare dalla spatola perché è abbastanza molle. Guardate. Ok, quasi ci siamo. Ah, guardate. Ah. Oh. Ok. Preferiamo l'impasto. E spolverizziamo ancora con della farina. Ok. Oh. Adesso si deve appiattire delicatamente l'impasto. Ok. Ok, adesso le diamo forma di un cilindro, così.
Più o meno così. Au! Ok, infariniamo la superficie così. Ok, adesso tagliamo i pezzi, più o meno io lo faccio così. Ok, tagliamo più o meno così. Io faccio così, più semplice, più veloce. Ok. Più o meno sto calcolando che le parti siano uguali. Ok. Così. Ok, abbiamo fatto già questo lavoro. Adesso prendiamo e la arrotondiamo più o meno, così dandole la forma di un panino. Facciamolo così, arrotondata, e la moldiamo così. Ok, la prima faccio lo stesso con la seconda. Lasciamo un bel spazio perché poi avremo bisogno di, perché dopo quando si cuocia ha bisogno di dello spazio. Adesso dobbiamo coprire i panini con una pellicola trasparente, così. Lasciamo lievitare per 30 minuti, ok? Prescaldiamo il forno a 180 gradi. Iniziamo a versare dell'acqua ben calda sulla placca, così, perché adesso dobbiamo cuocere i panini, diciamo, al vapore. Ok, togliamo la pellicola della placca, che mettiamo a infornare i panini. Sempre a 180 gradi e poi per 30 minuti. Ok ragazzi, io ho finito di cuocere questi bei panini, buonissimi, perché iniziate a assaggiarli, veramente buoni. Adesso sono è un po' calducci, caldi, però buoni. Ok, io ho finito questo video, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo. Io vi aspetto sempre.